Ma per come penso io il calcio, non puoi pensare né in avanti né indietro, l'ho detto prima, no? E fa un po' la faccia, no? Ma non è così perché l'allenatore poi è condizionato anche dai risultati. Andare a fare delle situazioni, parlare dell'anno prossimo, se non sappiamo ancora come finiamo questo campionato, mi sembra un po' prematuro. Quindi, come ho detto prima, io vivo il presente, il mio presente è la partita di sabato a Ferrara. L'impressione è stata buona, perché bene o male la squadra è una squadra che comunque ha delle qualità importanti anche per la categoria, per il girone. Poi i campionati sono un po' particolari, il campo è quello che dà il responso, magari nell'ultimo periodo la squadra non ha fatto benissimo a livello di risultati, però io stamattina ho visto una squadra che ha fatto il possibile per farsi conoscere dal nuovo allenatore, ho visto anche grande entusiasmo. È normale che il primo giorno di allenamento tutti stanno a più del 100%, però ho trovato una situazione positiva come mentalità. È normale che quando si viene da dei risultati, c'è cioè un esordio dell'allenatore, non si è al 100% mentalmente, quindi mi auguro di poter lavorare bene soprattutto a livello mentale. Ma io ho avuto come calciatore sabatino 2 anni. Sono stato compagno di squadra di Alessandro Campadori, poi gli altri, molti di loro, li ho incontrati, diciamo, da allenatore quando ho giocato contro di loro. Ma è una squadra che ha vissuto degli alti e dei bassi, perché ha fatto a un certo punto, prima della fine del giro di ritorno, penso, dei grandi risultati anche a livello di gioco, poi ha avuto nelle ultime, diciamo, partite questo calo. Come ho detto prima, la squadra comunque ha nella rosa dei giocatori da buona classifica. Io quello che è successo prima, queste ultime partite, non so cosa sia successo. Mi auguro che sotto l'aspetto mentale la squadra ritrovi quello che aveva, diciamo, lasciato tante partite fa, almeno sul piano dei risultati, e portare in porto questa barca, perché in questo momento comunque la classifica dice che non sei salvo matematicamente, quindi il nostro obiettivo deve essere quello di chiudere subito il discorso salvezza. Avete detto voi, mancano 3 partite. Dare un'identità a una squadra ci vuole qualche mese. Quindi la domanda iniziale che mi avete fatto è quella della testa. Sicuramente la testa fa la differenza. Non puoi andare a incidere molto sul piano del gioco, di come mettersi in campo. Lo puoi fare, però la prima cosa da recuperare è sicuramente la testa, perché ho saputo anche la contestazione, il periodo non favorevole. Quindi la cosa principale, perché se non c'è la testa ti puoi inventare qualsiasi cosa, non fai risultati. Stamattina, diciamo all'inizio, prima di fare allenamento, è normale che la squadra era un po' giù, però devo dire che poi hanno fatto un allenamento a grande intensità, anche a livello di entusiasmo. Mi sono sembrati abbastanza attivi, però diciamo è il primo allenamento, oggi pomeriggio ne facciamo un altro, però sicuramente il discorso mentale a 3 partite dalla fine è la cosa principale da andare a cercare di sbloccare, dare più coraggio, fargli ritrovare l'autostima, anche se quella la ritrovi facendo i risultati. Questa, diciamo, al momento è la cosa principale su cui andare a intervenire.